Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei commentare due importanti notizie che sono uscite proprio ieri. La prima riguarda l'inflazione dell'area euro che continua a macinare record negativi e ha raggiunto l'8,6%, quindi parliamo di livelli sempre più alti, sempre più in crescita. Si diceva che ormai, ecco, insomma, così quella fiammata speculativa legata al prezzo, all'aumento del prezzo dell'energia, ovviamente imputata solo, diciamo, alla Russia, così come responsabili di tutto, sarebbe finita nel giro di poco, per cui dicevano sì, ma è solo il prezzo dell'energia. Adesso si è stabilizzato, effettivamente il prezzo del petrolio è sceso abbastanza, aveva raggiunto insomma prezzi anche intorno ai 120 dollari al barile, adesso ha raggiunto i 90. Quindi si diceva adesso anche l'inflazione addirittura scenderà, cioè nel senso si dovrebbe diminuire. Quindi diciamo non proprio una deflazione che è un'inflazione negativa, cioè una riduzione dei prezzi, ma una disinflazione, disinflation è il termine in inglese, cioè il fatto che l'inflazione cala, quindi è sempre presente, c'è cioè sempre un aumento dei prezzi, ma meno rispetto ai livelli precedenti. Invece sta continuando a salire, smentendo così la speranza che sarebbe così rallentata. E avevamo visto questo trend presente purtroppo anche negli Stati Uniti, di fatto è un po' globale, in tutto il mondo, in particolare il mondo, diciamo, occidentale, che sta vivendo livelli sempre più alti. Negli Stati Uniti parliamo del 9%, e avevamo visto in qualche video precedente come è composta questa inflazione, in particolare il fenomeno molto preoccupante per il quale si sta scaricando l'aumento dei prezzi dalla componente energia e anche dalla componente cibo che stavano salendo in passato, via via a tutti gli altri beni e servizi. E questo trend, così, da un lato si giustifica dal fatto che non è che l'aumento dei prezzi quindi magari all'inizio i produttori hanno difficoltà a scaricare sui consumatori l'aumento dei prezzi che hanno avuto legato all'aumento del costo delle materie prime, dell'energia e quindi significa dei trasporti, della trasformazione, di tutta una serie di processi, anche di conservazione di alcuni cibi, eccetera. Quindi tutta una serie più carenze a livello mondiale l'avevamo visto, per esempio la difficoltà a reperire certe materie prime per fertilizzanti, eccetera. La distruzione delle catene logistiche, questo era dovuto al di là della recente, diciamo così, campagna di sanzioni alla Russia che poi ormai adesso, diciamo, è opinione comune che sono state più dannose per l'Europa che per loro, che continuano tra l'altro a macinare record di surplus commerciali perché alla fine vendono abbastanza più o meno le stesse cose. Adesso non ho dati precisi, ma sostanzialmente grazie all'aumento dei prezzi hanno dei surplus straordinari, quindi di fatto l'abbiamo aiutati invece di danneggiarli. E questo, quando lo si diceva, ricordo 2 o 3 mesi fa, così veniva accusati di essere addirittura filorussi, questi termini che invece non c'entra nulla, cioè nel senso non è, senza entrare nel merito delle ragioni, dei torti dell'invasione russa dell'Ucraina, che poi comunque è complesso dire a torto o a ragione uno, insomma, avevamo visto, insomma, sono dinamiche che nascono da anni, sono complesse e poi secondo me noi non abbiamo mai il quadro completo per poter giudicare. Quindi, senza entrare nel merito, io penso che, insomma, sia importante, valutare se il mezzo raggiunge l'obiettivo. Io avevo detto fin dall'inizio, secondo me le sanzioni erano stupido come mezzo, perché appunto non si tratta così di un piccolo paesino e tra l'altro anche i piccoli paesi come la Corea del Nord, magari non so, l'Iraq di Saddam Hussein, la stessa Italia ai tempi del fascismo, quando ci fu
la guerra di Etiopia, Eritrea, eccetera, che appunto anche noi avevamo subito delle sanzioni, dicevo non solo non avevano bloccato lo sviluppo o comunque non erano stati in grado di così paralizzare il paese come si sperava, ma addirittura tantomeno riuscivano a così riuscire a cambiare i regimi politici in quei paesi. Anzi, nel caso del fascismo, e penso anche in altri casi, alimentano ancora più la rabbia popolare verso il così l'estero, verso i paesi ovviamente che impongono le sanzioni, e per paradosso magari il governo locale, anche magari eventualmente dittatoriale, che magari diciamo commette tutta una serie di errori o peggio di politiche volutamente dannose, ha anche gioco facile, perché a quel punto può dare la colpa di ogni disastro che fa alle sanzioni estere. Quindi storicamente anche parlando sono un mezzo stupido. Siccome reputo che i politici, diciamo, comunque per avere quei ruoli, anche i burocrati europei, eccetera, per avere certi ruoli non siano degli stupidi, io ipotizzavo che ci siano più che altro ragioni politiche dietro, cioè la volontà di così far vedere che si fa qualcosa, quindi anche se poi non serve a nulla, comunque probabilmente quello. Però appunto adesso da così l'essere accusati di parteggiare per il nemico, che è ridicolo, ci si sta rendendo conto anche i mezzi di informazione cosiddetta, diciamo, mainstream, evidenziano questo problema. Si pensava, ecco, che comunque sarebbe tutto finito nel giro di poco, invece l'inflazione sta aumentando, continua ad aumentare. E questo, avevamo visto nei video precedenti, potrebbe essere imputato non solo alla questione della componente energetica che aumenta, non solo, anche a tutta una serie di misure sanitarie, soprattutto in Europa, feroci, soprattutto in Italia, illogiche anche quelle, secondo me, oltre che insomma, a livello umano e sociale non le commento, ma insomma di odio sociale, di... Io leggevo così degli articoli, dei post di un anno fa, quando così introducevano, no, questo nuovo strumento del così lascia passare verde, anche proprio la campagna di odio, proprio alimentata, fomentata, da tutta una serie di personaggi ucoli, ma anche da politici che avrebbero anche un ruolo anche di rappresentare tutto il paese, tutti i cittadini. Invece, ecco, abbiamo vissuto quel periodo. Tra l'altro, qualcuno, leggo anche con nostalgia, vorrebbe ripristinare prima possibile tutta una serie di divieti, anche avere alcuni mezzi così, diciamo, di informazione, tra virgolette, li stanno evidenziando. Addirittura a volte inventano delle notizie così eclatanti, per cui arresto se non si farà questo, arriverà una circolare, arrivano voci che faremo qua, là, così. Poi quasi proprio di nostalgia, forse a qualcuno, questa è una mia opinione, al di là dei giudizi che ovviamente sono legittimi, purché però ecco non alimentino situazioni di follia e di odio e danneggiamento di una categoria e l'altra, comunque diciamo sono tutti legittimi i giudizi ovviamente, però così mi fa riflettere a volte anche sul motivo che alcuni possono avere a volere certe cose. Però limitandoci all'aspetto economico e finanziario, anche quello ha alimentato secondo me l'inflazione a livello indiretto, perché comunque l'inflazione essenzialmente è un aumento dei prezzi che a due probabilmente variabili, diciamo, o contemporanee o comunque una o l'altra. E cioè da un lato l'aumento, diciamo, della moneta in circolazione, dall'altro l'aumento, la diminuzione, in particolare la diminuzione di beni e servizi prodotti. Quindi molto banalmente in un sistema chiuso, poi ovviamente le variabili, lo sappiamo, sono in tantissime. Se c'è molta moneta, in più moneta rispetto ai beni e servizi prodotti, chiaramente il prezzo di questi prima o poi aumenta, insomma. E quindi da un lato veniamo da anni, oltre a questi due fattori recenti, ripeto, le sanzioni e le politiche di distruzione anche delle catene logistiche, sanitarie, eccetera, di limitazione proprio sociale, dai lockdown al fatto, ecco, appunto, che magari certe categorie non potevano lavorare,
la limitazione agli spostamenti, quindi limitazione anche ai consumi, ricorderete anche i divieti per certe categorie di andare di qua, di là, e tutta una serie di cose, avevano un impatto anche proprio sui consumi e sulla produzione di beni e servizi. Idem per quello che riguarda la quantità di moneta e alcune, così, persone che reputano che l'inflazione potrebbe continuare a aumentare, dicono che appunto sì, è vero che magari la spinta all'aumento dei costi dell'energia sta sgonfiandosi, il prezzo del petrolio è sceso rispetto ai massimi raggiunti qualche settimana fa e anche le politiche così di repressione sanitaria sono comunque state allentate di fatto in tutto il mondo, al di là dei nostalgici che vorrebbero ripristinarle prima possibile, eccetera. Però comunque al momento così è la situazione, quindi molti dicono anche la spinta sull'inflazione dovrebbe calare, però per ora non sta avvenendo e questo perché oltre alla componente della produzione di beni e servizi, c'è l'altra componente che è quella della quantità di moneta, che ricordiamo da anni sta aumentando, quindi insomma parliamo di un aumento molto molto consistente con i quantitative easing, eccetera, che per anni in realtà non ha avuto effetti sull'inflazione, ma adesso che l'inflazione è partita potrebbe, secondo alcuni, continuare a così, andare a pesare sui prezzi, perché dicono la quantità di moneta è aumentata a livello esponenziale, la quantità di beni e servizi più o meno è quella o addirittura sta calando per tutta una serie di motivi, questi e altri, anche perché molti altri paesi, io lo ricordo sempre, in giro per il mondo, la Cina in particolare, ma anche l'India, eccetera, consumano sempre di più. Diciamo, non è tanto un problema di numero di cittadini, ma di come questi vogliono vivere. E al di là della Cina e dell'India, che sono così quelli più noti, e poi ci sono i BRICS, Brasile, Russia, India, appunto, Cina e Sudafrica, in realtà tutta una serie di paesi si stanno enormemente sviluppando. Molti paesi dell'Africa, per esempio Kenya, Nigeria, Tanzania, uno ancora magari in mente i documentari con i leoni, queste cose, no? Questi popoli, no? Magari sulle capanne, cose così. In realtà ci sono città, vi invito a vedere, impressionanti, anche molto molto sviluppate, per certi aspetti più delle nostre, perché magari essendo così create certi quartieri dal nulla, certe infrastrutture dal nulla, sono molto più moderne le nostre, per esempio le linee telefoniche, banalmente. Magari anche di internet, così noi magari dobbiamo ancora viaggiare sui vecchi cavi del telefono di decenni fa, magari loro a quel punto, creando tutto nuovo, hanno magari linee molto più veloci, per esempio, così anche con i palazzi, eccetera. Questi paesi consumano sempre di più, non sono solo numerosi, ma vogliono consumare sempre di più i loro cittadini e questo crea a livello mondiale sempre più domanda. Quindi l'aumento dei prezzi potrebbe essere anche dovuto a questo. Io, per esempio, ero colpito dal fatto che la Cina adesso già comincia a non essere più tanto competitiva come produttore. Adesso, se ci guardiamo veramente intorno, io vi invito a farlo su una stanza, qualunque oggetto, quasi qualunque oggetto è prodotto in Cina. Adesso per certe produzioni anche la Cina comincia a diventare costosa e quindi si passa ad altri paesi, per esempio il Vietnam per certe produzioni è meno costoso, quindi i cinesi a volte esternalizzano il Vietnam, per esempio, penso anche ad altri paesi, adesso questo è uno di quelli che so, ma insomma per dire che anche questo ha delle pressioni molto forti e diciamo macroeconomiche sull'inflazione, quindi l'inflazione potrebbe continuare, poi vedremo, ma insomma per quanto riguarda quella dell'area euro, come dicevo, è aumentata a giugno su base annua del più 8,6%. Ricordo che il mese scorso era più 8,1%, quindi diciamo è aumentata in modo molto molto significativo. Continua a aumentare, come sempre, diciamo, la principale componente sono i prezzi dell'energia che hanno segnato un aumento del 42%, ma in realtà diciamo è importante perché diciamo ci sono
tutta una serie di componenti proprio interne, escludendo anche l'energia e il cibo e guardando la cosiddetta inflazione di fondo, che sono molto molto consistenti, in particolare escludendo, come dicevo, alimentari, alcol e tabacco, oltre all'energia, comunque l'aumento del più 3,7%, che può sembrare limitato rispetto all'8,6%, ma quello è un aumento di fatto escludendo le componenti che sono aumentate recentemente. Quindi vuol dire che i produttori stanno aumentando i beni e i servizi anche escludendo questi. A parte il fatto, giustamente uno di voi nei commenti diceva: sì, ma che senso ha questo numero dell'inflazione di fondo se poi noi in realtà spendiamo proprio la maggior parte per cibo ed energia, al di là dei tabacchi, insomma, quello dipende se uno fuma o meno. Ma comunque dà l'idea, diciamo, di un aumento dei prezzi importante. Oltre il fatto poi che giustamente anche questo altre evidenze, no? L'aumento è, diciamo, a volte sottostimato per come è calcolata l'inflazione, non perché io dico sempre siano così dei dati taroccati, ma perché dipende come è composto il paniere. Quindi, insomma, non è che noi consumiamo esattamente quello che è sul paniere Istat. Chiaramente ognuno ha una componente diversa. Solitamente chi ha un reddito minore spende di più in energia e cibo, energia inteso bollette, carburanti, eccetera, che sono proprio le componenti che sono aumentate di più. Quindi l'inflazione per alcune famiglie può essere benissimo del 20, del 40, del 60% anche, insomma, se dipende, insomma, uno va a prendere certe categorie di spesa. Quindi è un dato molto preoccupante, ne parliamo sui vari video dell'inflazione, quindi cerco di non ripetermi, di darvi sempre informazioni nuove. Però ecco, al di là dell'aggiornamento, è interessante il fatto che si sta così diffondendo questo aumento dei prezzi anche a componenti diverse. E questo spaventa alcuni perché dà l'idea e dà il timore soprattutto che ciò possa continuare in futuro e partire quella spirale delle aspettative come negli anni 70, per cui magari anche se magicamente dovesse così risolversi tutto il problema energetico, la Russia ci rimanderà gas e petrolio a volontà, tutti fanno la pace, ritorneremo tutti amici come prima, ricorderete, no? Insomma, anche tutta l'amicizia tra uno dei nostri ex primi ministri, il presidente russo, tutta così la pompa magna anche dei mezzi di informazione. Immaginate questo scenario, magari dovessero scendere anche questi prezzi, il timore è che potrebbero continuare gli aumenti sui beni e servizi. Quindi va tenuto d'occhio, e questo perché potrebbero continuare ad aumentare? Appunto perché è aumentata la quantità di moneta, la famosa inflazione monetaria di cui, così, su cui metteva in guardia Ridalio su vari video precedenti, ne avevo parlato, insomma. Quindi questo è un aspetto dell'inflazione. Poi vedremo i dati su quella italiana, ancora non dovrebbero essere usciti, li ho cercati, ma c'è solo quella dell'area euro, che appunto inteso tutti i 19 paesi che appunto utilizzano la valuta euro. E per quanto riguarda invece la seconda notizia, sempre nell'area Europa, è la revisione ovviamente al ribasso delle stime di crescita. Io in altri video avevo detto che solitamente le revisioni, diciamo, c'è sempre una revisione, così, le previsioni sono sempre estremamente ottimistiche, sempre. O quasi sempre, insomma, e c'è proprio una storia. Io avevo letto degli articoli un po' critici, ma secondo me purtroppo veritieri, proprio che confrontavano le previsioni rispetto ai dati poi finali, e queste erano quasi sempre migliori, molto migliori a volte, di poi dei dati effettivi. Anche lì, secondo me, non è che mentono o così, o fanno i calcoli sbagliati apposta. Chiaramente fare previsioni è difficilissimo, ci sono sempre variabili anche recenti, per esempio,
obiettivamente l'invasione russa dell'Ucraina non era prevedibile e ha cambiato tutto lo scenario completamente. Però all'inizio io ricordo che anche lì non è che c'erano state particolari revisioni, come un po' tutte le guerre, anche quelle mondiali, no? Che prevedevano, cioè sì, nel giro di poche settimane finiremo tutto. C'erano questi piani, no? Che dovevano durare proprio. Chi iniziava queste guerre proprio prevedeva che sarebbero durate poche settimane, poi sono durate purtroppo anni con innumerevoli morti. Così probabilmente queste sanzioni dovevano, così nella speranza, paralizzare la Russia in pochi giorni e sarebbe finito tutto. Forse per quello le previsioni hanno continuato a essere ottimistiche. E poi comunque è difficile calcolarle, quindi magari poi si può così prevedere uno scenario migliore o peggiore, si può così spostare il focus su uno o l'altro pur cercando di dare dati accurati, quindi non penso assolutamente che sia sinceramente una cosa dolosa. Probabilmente c'è uno scenario più positivo o negativo e magari loro si orientano su quello più positivo, ecco, diciamo, poi forse ci sono anche ragioni politiche, questo è possibile, però magari, ecco, i dati saranno anche probabilmente genuini, però poi sistematicamente quasi sempre le cose vanno peggio di come le prevedono e quindi io, per così aspettativa mia, ho estrema diffidenza delle previsioni, dei dati in generale dell'autorità pubblica e dei mezzi di informazione mainstream, e questo mi ha salvato letteralmente risparmi e non solo tante volte, perché comunque bisogna sempre pensare chi parla e l'interesse di chi parla, sempre, quindi anche ammettendo la buona fede a tutti, comunque chiaramente l'obiettivo dei politici è quello, diciamo in generale, di essere rieletti, ma appunto per poter essere rieletti di dare sempre un quadro positivo del loro operato, la colpa è sempre di qualcun altro, le cose andranno bene, insomma c'hanno un esercito di consulenti psicologici, di immagine, di comunicazione, quindi il rischio appunto è che il quadro che diano sia sfalsato, e questo per me è un male, una cosa molto dannosa, perché poi se uno così ha l'ingenuità di ascoltarli così e di prendere per oro colato quello che dicono, fa poi delle scelte personali nella vita, nel lavoro, negli investimenti che talvolta sono autodistruttive. I mezzi di informazione spesso cosiddetta fanno lo stesso, nel senso chiaramente fanno da cassa di risonanza di chi ha il potere al momento, portano quel messaggio e a volte quando poi sbagliano clamorosamente si sentono anche così delle giustificazioni assurde, proprio da far ribollire il sangue a me, che dicono sì, ma noi del resto, cioè quasi si giustificano dicendo certo, ma noi magari lo sapevamo, certo che era realistico, ma era ovvio, non è che noi abbiamo sbagliato, ma era ovvio che quella cosa non poteva essere, però noi avevamo il dovere, perché i cittadini dovevano essere uniti per quella cosa, dovevano avere ottimismo, perché se no se si diffondeva la paura poi non facevano quella cosa, non ne facevano un'altra. Quindi loro giustificano a volte proprio la menzogna quasi con orgoglio. Quindi questo significa essere diffidenti, non significa però fare l'errore opposto di vedere tutto nero. Io c'era un periodo in cui, dopo tutta una serie di fregature, vedevo sempre tutto nero, arrivava sempre la crisi, sarà sempre un disastro, e spesso leggevo anche dei siti, dei blog che, per avere probabilmente visualizzazioni, davano così sempre il quadro negativo, sta per crollare tutto, l'ultima volta che c'era questo indicatore c'è stato un crollo terribile, è successo qua, cioè tutta una serie di cose che poi tante volte non avvenivano, e tante volte diventavo io stesso cieco e facevo l'effetto opposto, l'errore opposto di vedere crisi dove anche magari non c'erano, e tante volte poi sbagliavo. Io ricordo per anni ho lasciato i soldi liquidi fermi, o addirittura ho investito in modo, diciamo, da prevedere chissà quali crolli, perdendo soldi o comunque non guadagnando, perdendo delle possibilità di guadagno, magari investendo anche in titoli di Stato quando ancora rendevano così, diciamo, dei tassi di interesse
decenti, o anche i titoli azionari, il mercato, eccetera. E questo perché avevo sempre così questo condizionamento tante volte di questi mezzi diciamo di informazione, di commento del mercato, sempre ipernegativi. Perché appunto chiaramente un titolo dicendo non so, le prospettive quest'anno di crescita del mercato appaiono buone, dà meno visualizzazioni rispetto a quei titoli dicendo ecco appunto l'ultima volta che è successo questo non è finita bene, puntini, oppure non so, Pinco Pallino, il guru Pinco Pallino avverte, rimane poco tempo, cioè queste cose insomma da acchiappaclic che insomma fanno parte del gioco come si dice, ma a me personalmente non piacciono, cerco anche nei miei video di dare dei titoli che magari possano riassumere quello di cui parlerò, cercando un minimo di dargli una... un minimo di così piacevolezza al titolo, di utilità, di attenzione, ma senza mai scivolare nel clickbait. Insomma, questo io cerco sempre, come dico sempre, di fare dei video che io vorrei vedere. Ecco, quindi questa è la mia logica. Però, appunto, il fatto delle revisioni di stima della crescita della Commissione europea sono un dato, secondo me, molto prevedibile. E appunto il Sole 24 Ore scrive qui sotto, poi ve lo metto in descrizione, appunto proprio il 14 luglio, quindi qualche giorno fa, l'Unione Europea taglia le stime di crescita, forte frenata nel 2023, Italia addirittura fanalino europeo, quindi addirittura lo scrivono, cupe le prospettive per il 2023. Nell'area euro la crescita dovrebbe subire un taglio di circa un punto percentuale dal 2,3% di maggio. Pesano la guerra in Ucraina e la crisi del gas. E qui in particolare, adesso poi senza stare a leggere l'articolo, lo potete vedere più nel dettaglio, essenzialmente i dati sono questi. Bruxelles stima che la crescita economica della zona euro sarà, quindi sempre area euro, paesi che utilizzano l'euro, del 2,6% nel 2022 e dell'1,4% nel 2023, mentre a maggio loro prevedevano che sarebbe aumentata del 2,7% nel 2022 e del 2,3% nel 2023, quindi praticamente hanno quasi dimezzato le previsioni per il prossimo anno. E dice, sul fronte dell'inflazione, la Commissione prevede un aumento dei prezzi al consumo in media annua del 7,6% nel 2022 e del 4% nel 2023, mentre loro prevedevano soltanto a maggio, quindi diciamo il mese prima, diciamo la revisione quest'altra al rialzo rispetto ai dati primaverili è notevole, rialzo ovviamente dell'inflazione. Loro prevedevano il 6,1% nel 2022, il 2,7% di inflazione nel 2023, invece come dicevo le nuove stime sono più 7,6% nel 2022 e più 4% nel 2023. Quindi diciamo ecco sempre più verso una stagflazione, seppure non una recessione, loro prevedono comunque una diciamo bassa crescita economica, quindi rientra un po' in questa definizione di stagflazione, cioè economia stagnante. Per quanto riguarda l'Italia, dice il dato italiano è particolarmente preoccupante. Nonostante il sostegno finanziario, diciamo dal fondo per la ripresa, la Commissione europea ritiene che l'Italia crescerà appena dello 0,9% nel 2023, mentre loro a maggio, il mese prima, prevedevano un più 1,9%, che è sempre pochissimo ovviamente, ma lo 0,9% nel 2023, poi dovremo vedere se sarà questo dato veramente, insomma è particolarmente allarmante. E dice, tra i Paesi membri della zona euro, quindi 19 Paesi che utilizzano l'euro, l'Italia è quello che dovrebbe crescere di meno l'anno prossimo, a conferma del fatto che l'economia nazionale è lungi dall'avere risolto le strozzature che l'hanno caratterizzata negli ultimi 20 anni. Secondo la Commissione, sulla congiuntura in Italia peseranno in particolare il rallentamento del commercio internazionale, sempre legato in parte alle sanzioni, una frenata dei consumi per via del forte aumento dell'inflazione e l'incremento, anche questo è preoccupante, dei costi di finanziamento, cioè il costo del debito pubblico. Avevamo detto appunto che
a parte che la Banca Centrale Europea adesso dovrebbe iniziare a aumentare i tassi, ancora sono allo 0%, dovrebbe iniziare da un più 0,25%, quindi costerà più il credito bancario e tutto. Ma avevamo visto che già sono aumentati molto i rendimenti dei titoli di Stato, in particolare il BTP a 10 anni adesso rende, dunque, allora vi dico rendimento, l'ultimo rendimento a quanto ammonta. Dunque, diciamo il rendimento di BTP a 10 anni oggi, cioè ieri, ha raggiunto il 3,42%, quindi comunque è un livello importante, avevamo raggiunto quasi il 4%, ma comunque l'incremento è stato nell'ultimo anno impressionante. Ricordo che, ecco, prendendo a riferimento un anno fa, appunto, era soltanto il rendimento di un bono del tesoro poliennale italiano a 10 anni, era dello 0,68% all'anno, adesso è al 3,48% all'anno, e quindi parliamo circa 5 volte quello che era. Addirittura ricordo che a giugno ha raggiunto e superato il 4%, è leggermente sceso, insomma. E questo perché, ricordo, non solo la Banca Centrale Europea ci si attende comincerà a alzare i tassi, ma di poco, però il problema è anche che dovrebbe ridurre sempre di più i programmi di acquisto dei titoli, quindi era la Banca Centrale Europea che comprava miliardi di euro di titoli di Stato dei paesi dell'area euro, tra cui ovviamente l'Italia, per cifre enormi. Ci avevo fatto un video a inizio anno sul PEP, cioè diciamo il programma di acquisto dei titoli normale e il programma di acquisto di emergenza della pandemia. Questi due programmi comunque significavano essenzialmente che la Banca Centrale Europea, con moneta di fatto creata dal nulla, acquistava enormi quantità di titoli di Stato dei Paesi membri e quindi dava un fortissimo aiuto nell'abbassare i costi di finanziamento e di indebitamento dei Paesi, e per questo si spingeva molto l'Italia a dire cercate di approfittare di questo aiuto. Ricordo che i rendimenti di tutto, i rendimenti nel senso il costo per interessi di tutto il nostro enorme debito pubblico erano solo del 2,4% e sulle nuove emissioni addirittura dello 0,1% in media, perché i bot e anche i buoni del tesoro di scadenze brevi addirittura avevano rendimenti negativi, cioè di fatto venivano pagati dal mercato più di quello che avrebbero ricevuto indietro proprio di soldi. Al di là dell'inflazione proprio, quindi parliamo proprio di rendimenti nominali negativi. E adesso tutto questo chiaramente sta un po' cambiando. Qualcuno dice anche perché ci si aspetta così, crisi economica o comunque ci sono meno garanzie o più timori per la crescita del paese. Probabilmente potrà essere anche questo, insomma, le motivazioni possono essere tante, ma sicuramente è una questione anche proprio dell'aiuto che viene meno dalla Banca Centrale Europea. Poi vedremo se così sarà, quanto, eccetera. Però, quindi ecco la terza componente che, secondo l'articolo del Sole 24 Ore, spinge così, diciamo, al ribasso le stime di crescita. Quindi significa che il nostro debito pubblico costa molto di più rispetto all'aumento del prodotto interno lordo. Una situazione abbastanza preoccupante che in teoria non dovrebbe durare per molto tempo. E appunto, quindi l'articolo in modo anche abbastanza diretto dice, appunto, virgolettato, in considerazione dell'inflazione elevata e dell'inasprimento delle condizioni di finanziamento, quello che dicevamo, come precisato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, vabbè, scusate la pronuncia, non so questi nomi. Così, li pronuncio sicuramente male io, scusate. Sarà importante trovare il giusto equilibrio tra una politica di bilancio più prudente e la protezione dei più vulnerabili. Queste frasi così. L'esecutivo comunitario ha preannunciato nei giorni scorsi che intende presentare a settembre attese proposte di riforma del patto di stabilità. E quindi ecco, insomma, dopo vabbè, varie citazioni, insomma, ecco, di politici, però insomma, ecco, qui evidenzia questo anche importante. Il taglio delle previsioni di crescita è il secondo consecutivo da parte della Commissione europea. Quindi
Quindi ecco, va ricordato anche questo. La guerra in Ucraina, il rischio di interruzione delle forniture del gas russo, il riaccendersi della pandemia, l'aumento delle inflazioni, il nervosismo dei mercati sono tutti fattori che inducono la cautela. La stessa crisi politica in Italia può essere citata tra gli elementi che rendono il quadro particolarmente incerto. Vedremo, insomma, ecco, però questo ve lo volevo segnalare e io ogni video cerco anche di dare dei consigli pratici. Allora, cosa poter fare? Ne avevo parlato in altri video, cerco di non ripetermi, però essenzialmente in un quadro in cui aumentano i prezzi, purtroppo in uno stato di anche così decrescita economica o comunque stagnazione economica, è anche difficile che aumentino gli stipendi alla fine. Al di là delle chiacchiere, purtroppo è domanda e offerta di lavoro, quindi e anche per chi fa impresa, chi fa libera professione, comunque diventa più difficile. Cioè, è come io faccio l'esempio: coltivare un terreno fertile, magari anche così un incapace come me nel giardino, semina così qualcosa, a volte addirittura si buttano i semi, magari la frutta si sputano, si tirano sul giardino e dopo qualche mese nasce una pianta. Quando il terreno è fertile, addirittura per caso, insomma, viceversa, è difficilissimo coltivare nel deserto in condizioni estreme. Solo certe coltivazioni riescono con tantissimo lavoro e soprattutto tantissima competenza. La stessa cosa, secondo me, è riuscire a guadagnare oggi. Ecco perché è importante in un contesto dove è come una scala mobile in cui noi dobbiamo salire, la scala mobile scende, l'inflazione e questa situazione. Bisogna, da un lato, sì, cercare di aumentare le entrate per quanto possibile. Ci avevo fatto dei video in particolare sui cosiddetti side hustles, che sarebbero tutte idee per lavoretti o entrate indirette dal proprio lavoro. Poi ci sono le rendite passive, poi ci sono anche le rendite da investimenti immobiliari o anche finanziari, insomma anche per chi ha pochi soldi può iniziare a investire in tutta una serie di strumenti che danno delle rendite passive. Ma al di là di quello, per la persona comune che magari riesce a risparmiare poco e quindi investire poco, o comunque non vuole rischiare, quindi magari investe su qualcosa di estremamente fisso e poco volatile, è importante il risparmio come prima regola. Ci sono tutta una serie, anche lì ci ho fatto dei video sui metodi per risparmiare, però essenzialmente, scusate l'interruzione, era partita la sveglia. Dicevo, essenzialmente per risparmiare, anche lì c'erano tutta una serie di consigli. Ho come filosofia anche personale per risparmio intendo non la mortificazione della propria vita e la rinuncia, ma appunto fare attenzione, anche piccole attenzioni per fare essenzialmente le stesse cose senza sacrificio, spendendo meno, quindi delle piccole attenzioni, ritardare le spese, pensarci, cercare di spendere meno per la stessa cosa. Tante volte facciamo le cose in modo impulsivo e semplicemente con un minimo di attenzioni riusciamo a risparmiare molto. Poi ci sono tutta una serie di metodi, ripeto, di anche per esempio acquisto di gruppo, soprattutto per le persone che appunto hanno magari dei consumi importanti in famiglia, sono parecchie persone, eccetera. Quindi il mio consiglio su come risparmiare, al di là di tutti i trucchetti, che non è che sto a ripetere qui, ripeto, ci sono dei video che vi invito a vedere se volete, anzi li metto in descrizione, un po' una raccolta. Il segreto, secondo me, per farlo anche lì con intelligenza è partire da ciò dove spendiamo di più. Quindi fare una sorta di budget, quello lo dovremmo fare tutti come regola, ma capire essenzialmente di tutto quello che spendiamo in un mese, dove va la maggior parte, proprio per categoria delle spese: cibo, probabilmente, bollette, carburante, eccetera. Una volta che avete queste categorie, partite da quelle dove spendete di più. Quindi chiaramente è inutile così, sì, cioè tutto fa, diciamo, tutta la somma è importante, però magari è inutile starsi a rovellare, non so, per risparmiare su qualcosa che magari comprate una volta ogni tanto e costa poco. Non
ha poco senso, tutto fa, per carità, però magari invece di perdere tempo lì pensiamo a come poter risparmiare, per esempio, sul cibo, che è probabilmente ciò che diciamo impegna di più. C'è per esempio l'autoproduzione, oppure gruppi, come dicevo, di acquisto, per cui magari persone anche su internet adesso è facile organizzarsi sulla nostra zona, che si mettono d'accordo, comprano grandi quantità di cibo e a prezzi molto vantaggiosi, e poi lo ridividono tra loro. La stessa cosa magari anche per le bollette, capire dove si spende di più, perché, per come, e magari cercare di intervenire lì. Sembrano, come dico, concetti banali, magari qualcuno può dire vabbè, ma è ovvio, però quanti lo fanno? Cioè, quanti in realtà di noi fanno un budget ogni mese concretamente, non così a mente, ma mi sembra che, cioè proprio che segniamo le nostre spese giorno per giorno e poi a fine mese facciamo una somma e vediamo dove spendiamo. Quello è fondamentale. E da lì si vedono già tanti sprechi di cose che potremmo evitare di utilizzare, di comprare, ma senza sacrificio. E poi intervenire dove comunque dobbiamo spendere per magari prendere le stesse cose a meno, capire anche dove acquistare. Tante volte magari si pensa che su internet si risparmia, non è così, nel senso che magari a volte sembra che costa meno una cosa, poi con l'espedizione tutto costa di più. Quindi ragionarci un attimo, vedrete che io lo sto facendo con piccole attenzioni, il risparmio può essere enorme, facendo la stessa vita. L'obiettivo è questo, secondo me, non mortificarci e fare la stessa vita con meno. Soprattutto in un contesto, ripeto, di alta inflazione e di difficoltà a guadagnare di più. Però anche quello, orientatevi per farlo, iniziate pian piano, magari anche a cercare alternative al vostro lavoro. Nella vostra attività potete creare attività parallele, oppure magari se fate un lavoro potete ampliare nell'ambito di quel lavoro le attività che svolgete, la clientela. Per esempio, un mio amico è commercialista e da qualche mese ha iniziato a specializzarsi sulle aste, cioè lui tiene la contabilità, fa le dichiarazioni dei redditi, però dice anche si è concentrato sulla nicchia delle aste immobiliari da assistenza a chi vuole parteciparci, per esempio. Quindi ha ampliato la propria clientela facendo la stessa cosa in teoria. Quindi ci sono mille modi, ognuno poi deve trovare i propri, però pensiamoci, cioè ognuno deve iniziare a farlo perché senza rendercene conto rischiamo veramente di finire sotto su questa scala mobile che scende più veloce di quanto noi riusciamo a correre per salire. Non solo non rischiamo di non arrivare mai in cima, ma rischiamo anche poi a un certo punto di andare sotto. E una volta che si finiscono i soldi o comunque se ne hanno troppo pochi o peggio ci si indebita, dopo diventa quasi impossibile riuscire anche così a crearsi anche delle parallele fonti di reddito, perché diventa quasi impossibile investire e quindi queste si asciugano sempre di più, diventa sempre più difficile magari anche concentrarsi anche mentalmente per magari trovare altri lavori, anche per risparmiare senza rinunce, e si finisce a volte purtroppo così a dover svendere quello che si ha, rinunciare veramente alla propria qualità di vita, anche alla propria vita, a cose basilari come per esempio l'automobile o cose così, se si inizia troppo tardi a fare questa operazione. Se si inizia per tempo a tenere sotto controllo, è un po' come un check-up di salute, nel senso se uno magari si trascura per troppi anni, poi arriva qualcosa di grave, è difficile riprendersi, invece magari se uno alle prime avvisaglie comincia a migliorare, non so, la propria qualità di vita, a controllarsi, magari risolve sul nascere certi problemi. Quindi la stessa cosa per le nostre finanze. Fatemi sapere cosa ne pensate, insomma, spero siano anche utili così questi consigli. Cerco di darli generici perché ognuno poi ha una vita diversa, però magari degli spunti affinché poi voi possiate trovare la soluzione giusta per voi. Fatemi sapere anche nei commenti e grazie ancora. Ciao a tutti.